Osvaldo Licini, Giorgio Morandi, Divergenze parallele, il titolo della mostra che da fine giugno tra Fermo e Montevidon Corrado celebrerà due grandi del Novecento. Daria Beni. La visionarietà di Osvaldo Licini, errante, erotico, eretico, le malassunte, gli angeli ribelli, la metafisica plastica di Giorgio Morandi, le nature morte, la luce che sopraffà l'uso discreto del colore, il pittore del silenzio. Sembrano aver poco in comune il marchigiano e il bolognese, se non il Novecento di cui furono grandi protagonisti. E invece la loro amicizia durò 50 anni, dal 1909 l'Accademia di Belle Arti a Bologna, all'attrazione comune con la poetica futuristica, fino alle diverse scelte degli anni 30, la svolta astratta per Licini, la cauta ricerca figurativa per Morandi, fino al riavvicinamento negli anni 50. Un'amicizia spesso conflittuale che corrisponde a 50 anni fondamentali della vita artistica italiana e non solo. Saranno ora ripercorsi nella mostra Osvaldo Licini, Giorgio Morandi, Divergenze parallele, che si aprirà il 25 giugno a Fermo e a Montevidon Corrado, voluta dalla provincia di Fermo, dove è stata presentata, curata da Marilena Pasquali e Daniela Simoni. In mostra 80 opere di due grandi del secolo breve, opere da grandi collezioni internazionali e inediti da privati. Si inizia dal Fermano, Palazzo dei Priori, e si prosegue nel luogo natale di Licini, dove infine, dopo anni di attesa, sta per cominciare il restauro della Casa Museo, finanziato da Provincia e Regione.